tragedia sfiorata negli Stati Uniti. Un Boeing 777 della compagnia sudcoreana Asiana in arrivo da Seul si è schiantato al suolo in fase di atterraggio all'aeroporto di San Francisco. Il velivolo si è incendiato ed è stato avvolto in una palla di fuoco. Due i morti e 181 i feriti. A bordo c'erano 291 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio. Sembrava che l'aereo precipitasse, poi si è impennato prima di sbattere sulla pista. Si è abbassato troppo e troppo presto. Le ruote e la coda dell'aereo hanno toccato terra prima di arrivare sulla pista e poi si è schiantato. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Il comandante dell'aereo avrebbe chiesto l'autorizzazione per un atterraggio di emergenza. Il Boeing sarebbe arrivato troppo corto sulla pista, andando a sbattere con la coda sul frangiflutti che separa l'aeroporto dal mare. In questa fase non c'è alcuna indicazione che si tratti di terrorismo. L'FBI lavorerà a stretto contatto con l'Agenzia per la Sicurezza dei Trasporti per determinare la causa dell'incidente. L'aeroporto internazionale è stato chiuso al traffico. Al San Francisco General Hospital sono ricoverate 49 persone in condizioni critiche, 10 i feriti più gravi, si tratta di 8 adulti e 2 bambini.